Buongiorno, la perturbazione numero 17 si è spostata verso sud-est e ha dato origine ad un ammasso nuvoloso, freddo e repentino, dovuto a un repentino che scappa.
formazione di un enorme Cirrus Ungulatus, i cui filamenti mostrano chiaramente dei ganci. Una vera malinconia si diffonde sull'intera nazione. Anche gli animali ne soffrono e hanno un'aria abbattuta. Uomini che sono forti per conservare la loro salute, in questo Cirrus perdono il loro buon umore. Ognuno assume un'espressione torva e la tendenza a prendere decisioni disperate. Fu proprio mentre soffiava nel Cirrus Ungulatus che Niki Lauda uscì fuori strada e il scoprì di avere il Parkinson. Un pescatore della costa dalmata descrisse il Cirrus Ungulatus come un suono disperato che fa tremare il cuore in ogni uomo. Fate attenzione. La situazione è seria. Molto seria.
svegliate in un sudore e in un terrore che vi fotte. Quando siete soli nel mezzo del letto e vi svegliate come vi avessero picchiato sul zucchetto, aprite gli occhi da un incubo coi ginocchi e vi sentite le lappe lappe. Sognate di svegliarvi alle 7 e c'è nebbia, e c'è umido, ed è l'alba, e sono tenebre fitte, e aspettate di sentir picchiare e il chiavistello girare, che sapete che il boia v'aspetta. E forse siete vivo, e forse siete morto. Ha ha ha.
Thank you.
Vicenza, a chi ha un figlio dedicato? A una persona cara, ad un amico. Scegliete voi la canzone che ci sono. Ecco alcuni esercizi per migliorare la propria politica dal rimanimo letterario. Sparire, abbruttire, rimpazzire, ripulire, ammollire, annichilire, approfondire, attecchire, fundire, bollire, appetire, bombire, bramire, disuntire, infiacchire, incipollire, incatorzolire, incartapecorire,
posizione orizzontale. Le persiane le spalmiate? Perfetto. La sacca dei documenti l'hai presa? Codice fiscale? Carta d'identità? Partita IVA? Perfetto. Termos latte? Termos sacco limone? Succhi di frutta? Sandwich al burro? Sandwich al prosciutto? Sandwich allo stracchino? Perfetto. A proposito, il prosciutto dove l'hai preso? Da Luciano o da Gino? La prossima volta prendilo da Gino. A parte il fatto che il taglio è migliore, ma poi il prosciutto di Gino c'ha tutto un altro sapore rispetto a quello di Luciano. Scusa, sei d'accordo? Mi adori? Allora come dici che la cosa è reciproca? Pronto? Buonasera, vorrei fare una dedica. La dici, signora, la dici, chi è la tua dedica? A un mio amico, a una persona cara. Scegliete lei la canzone da dedicare. Va bene, va bene. Mario, va bene. Forse è l'unica cosa di buono che tu hai fatto nella vita. E Mario, e non avere voluto figli.